Per la prima volta ti via un contratto pluriennale, perché da quando è nata i contratti di ATV si rinnovavano, andavano in proroga di anno in anno. È stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre 2026 l'affidamento del servizio di trasporto pubblico ad ATV. Una notizia molto rilevante a cui l'azienda di Lungadige Galtarossa ha risposto con entusiasmo, impegnandosi fin da subito ad attuare un ampio programma di interventi di miglioramento del servizio di trasporto, mettendo in campo l'investimento più importante della sua storia, pari ad oltre 70 milioni, per il rinnovo del parco autobus e l'adeguamento delle infrastrutture. Noi abbiamo presentato un PEF, piano economico finanziario, nella quale, ai sensi della legge vigenti, abbiamo chiesto una proroga fino al 31/12/2026 a fronte di investimenti significativi. La norma parla di significatività degli investimenti. I nostri investimenti cubano circa 70 milioni di euro, stiamo parlando di una novantina di autobus all'extraurbano, di una 55-60 per l'urbano, mal contati, più un massiccio intervento sulla parte infrastrutturale, la costruzione del deposito di rinnovo di ricarica per gli autobus elettrici per il Comune di Verona, la costruzione dell'impianto di ricarica degli elettrici di Legnago e la costruzione di distributori di ricarica del gas per i mezzi extraurbani a gas, che sono la grande novità di questo progetto, perché in questa fase l'intenzione nostra è di sostituire gli Euro 2, non li abbiamo più, gli Euro 3 che abbiamo, con tutti i gas, magari con biogas, per consentirci di fare una sorta di economia circolare con i gestori degli impianti di rifiuti, di raccolta rifiuti, progetti insomma che sono già sul tavolo, ma che necessitavano di un piano concreto e preciso di investimenti, almeno in un periodo quinquennale. Diciamo che il triennio ce lo facciamo bastare, anche perché la norma non ci consentiva di andare oltre il triennio, però comunque nel triennio possiamo ragionevolmente mettere le basi per ottenere questo. Ovviamente il contratto di proroga, ai sensi delle normative dell'ART, dell'Authority di regolazione dei trasporti, e ai sensi del 1370, che è il regolamento comunitario di settore, ovviamente deve garantire l'equilibrio economico finanziario del contratto e l'adeguata remunerazione. Quindi è ovvio che sono previste anche variazioni sui corrispettivi e variazioni sulle tariffe, che in realtà sono già operative sostanzialmente dall'inizio dell'anno. Questo ci ha consentito anche di fare quegli interventi che citavo prima, di rinnovo del contratto collettivo. Sapete che noi avevamo disdetto il contratto collettivo nazionale, collettivo aziendale, e l'abbiamo risottoscritto, quindi abbiamo anche rapacificato i rapporti, con, se mai fossero stati così conflittuali, con le organizzazioni sindacali. Questo potrebbe, secondo le nostre previsioni, anche incentivare il reclutamento, perché insomma in un'azienda dove si sta bene, dove gli stipendi vengono pagati e sono soddisfacenti, è più facile andare a lavorare. Tante famiglie però sono arrabbiate, dicono 10 euro in più al mese sono un costo. 10 euro in più al mese non è l'aumento di tutti, ovviamente probabilmente stiamo parlando di alcune specifiche tratte e probabilmente delle più lunghe, delle più estreme. Devo anche dire che ATV è l'unica azienda in Italia che non ha una manovra tariffaria, non aveva una manovra tariffaria negli ultimi 12 anni. Io capisco le famiglie, ma con l'inflazione al 10%, ragazzi, i miei dipendenti non riescono a pagarsi la casa, cioè, come dire, è piuttosto complicato. Io capisco, perché sono figlio di operai, quindi so benissimo di cosa stiamo parlando. Però è evidente che quando l'inflazione brucia il potere d'acquisto bisogna intervenire in qualche maniera, e le tariffe sono state adeguate da tutti, e non da oggi, perché credo che dal 2020 l'effetto delle tariffe, dell'aumento delle tariffe, abbia inciso molto sull'inflazione. Noi siamo arrivati per ultimi e ci prendiamo le critiche, perché per carità ci stanno, insomma
sappiamo che siamo pagati anche per quello, però ragionevolmente pensiamo di ridare al territorio una buona parte di quanto il territorio dà. Basterà, Presidente, basteranno questi parametri per lasciarvi tranquilli per il prossimo periodo? Allora, l'andamento ci fa stare moderatamente positivi. Poi, ribadisco, se domani riparte l'inflazione non lo so, se i miei concorrenti della logistica passano da 3.000 a 4.000 euro al mese, io mi aspetto che mi vadano via 200 autisti in 20 secondi, vero? Sono dinamiche che non sono in grado di controllare, però sono dinamiche così grandi che necessiteranno necessariamente di un intervento nazionale, di un intervento governativo, perché neanche le regioni hanno completa capacità di spesa. Poi evidentemente ci sarà un momento in cui anche la regione dovrà intervenire oltre al governo, perché, come dire, mi sembra dalle notizie che ho che anche nelle altre aziende del Veneto, come dire, qualche problema abbastanza importante ci sia, e forse anche superiore, ma non è un problema mio, cioè non è compito mio dirlo, però diciamo che i problemi ci sono. Pensiamo che questo sia l'unico e il vero modo per affrontarli in maniera intelligente, in maniera efficace.